Conferenza stampa per lanciare un allarme, un grido. Questi sono gli ultimi 15 giorni di tempo che abbiamo, perché a fine maggio finiranno i soldi. Sì, noi siamo in attesa tutt'oggi di una convocazione del tavolo interministeriale e siamo in attesa delle strade che possiamo percorrere per tentare una modifica della normativa, tentare il sostegno da parte dello Stato e del Governo attraverso il rifinanziamento della cassa in deroga, gli ammortizzatori sociali, ma io dico siamo sul photo finish per chiedere degli interventi in termini anche di risorse che vadano investiti sul risanamento. Il risanamento ha bisogno di tempo e di qualche risorsa per evitare che si traduca in dramma sociale. Noi in un anno abbiamo garantito posti di lavoro e abbiamo garantito stipendi a tutti, non c'è un lavoratore che abbia una lettera di mobilità in mano. Abbiamo elaborato nel frattempo le strade da percorrere per riorganizzare le aziende, è per questo che sappiamo e abbiamo la consapevolezza di dover chiedere strumenti e risorse per evitare che questa ristrutturazione, che può andare anche a vantaggio di una riorganizzazione del sistema pubblico e il miglioramento dei servizi, si traduca invece in un dramma sociale in una città che per i due terzi si regge sul lavoro pubblico, ne avrebbe anche un grave colpo all'economia, più di quanto già l'economia non ne risenta. Abbiamo bisogno come amministrazione di pensare anche alla città e oggi non abbiamo gli strumenti per farlo. La sospensione dell'IMU, che naturalmente risponde al bisogno delle famiglie di non essere vessate dalla tassazione nazionale e locale, deve essere compensato da trasferimenti da parte del governo in questa città più che in altre, non perché le altre siano diverse, ma perché noi abbiamo già fatto ricorso all'anticipo straordinario di tesoreria e quindi ci siamo già utilizzati quella risorsa in più che i comuni possono avere, che però devono restituire entro il 30 settembre. Quindi noi non possiamo continuare a indebitarci, non possiamo non rispondere alle esigenze della città, chiediamo a Roma tempi, velocità nella convocazione e risorse e strumenti per non morire. Alessandria non può e non deve morire, questo è un grido d'allarme ma anche l'inizio di una nuova battaglia che io intendo percorrere fino in fondo. Senta, questo grido e questa nuova battaglia vanno a Roma, al governo centrale, ma vanno anche a Torino, al governo regionale? Assolutamente sì, la regione Piemonte si è assunta la responsabilità di scaricare tutto il taglio del trasporto pubblico sulla provincia di Alessandria e Biella. Il mancato trasferimento delle risorse regionali al trasporto pubblico locale diventano la impossibilità dell'esercizio per i servizi, sono una tragedia per gli utenti, per i cittadini, ma anche per i lavoratori, e quindi noi chiediamo alla Regione Piemonte di fare su questo la sua parte, così come lo chiediamo sull'intera rete dei servizi sociali, perché ad oggi la Regione deve ancora trasferire al CISAC 4 milioni di euro. Lì parliamo di assistenza sociale, parliamo di servizi di protezione, parliamo di lavoratori, parliamo di soggetti deboli, parliamo di cooperative, ma questo è un elemento che non possiamo sottacere. Noi non possiamo rispondere da soli ad una crisi che prevede che altri attori facciano la propria parte. Questo è l'appello che faccio e il bisogno di unire le voci da qualsiasi parte venga la rappresentanza espressa dalle voci, che si devono aggiungere ad un coro unico. Alessandria non può morire. C'è ancora una cosa, ma l'amministrazione che cosa farà nel caso in cui nella prossima settimana non dovesse arrivare questo tavolo richiesto con così grande forza? L'amministrazione di Alessandria, intendo. Ma naturalmente noi speriamo che questo tavolo parta, metteremo in atto tutte le azioni per sottolineare la situazione di gravità. Naturalmente siamo in stato di emergenza, perché quando un'amministrazione è orientata, come abbiamo fatto in questi anni, alla comprensione del fatto che il sistema pubblico crollando potrebbe far crollare ulteriormente l'economia di una città e ha impiegato tutte le sue risorse per evitare che questo accadesse, ha bisogno di risposte, altrimenti è lo stato di emergenza. Non ho un altro termine. Nel momento in cui non abbiamo nemmeno i soldi per mettere a posto le strade, lo stiamo facendo con procedure anche d'urgenza per evitare che
queste determinano una minor sicurezza per parte dei cittadini. Stiamo con fatica facendo cose ordinarie, anche solo il taglio del verde, che non è, come dire, un orpello o qualcosa che si fa solo quando ci sono periodi in cui si sta bene, ma diventa una necessità quando il verde è elemento di pericolo perché impedisce la visuale sulle rotonde, e quando non possiamo rispondere all'ordinaria amministrazione, lo Stato è uno stato di emergenza. Quindi io chiedo di essere ascoltata e chiedo risposte immediate, perché naturalmente noi non riusciamo più a corrispondere a ciò a cui abbiamo corrisposto in questo intero anno, essendo ricorsi appunto all'ultima possibilità, che era quella dell'anticipo straordinario di cassa.